Ciao a tutti ragazzi, qua Dexter e oggi sono qui con questo nuovo video su GTA 5 Online. E oggi ragazzi siamo qui con l'ultima rapina, la quinta rapina, con il colpo insomma conclusivo di quest'ultima rapina. Abbiamo qui ragazzi il guadagno di 1 milione di dollari che poi ovviamente dovrà essere diviso e tutto. Allora, abbiamo giocato ragazzi 5 missioni preparatorie, le abbiamo completate veramente tutte. Per chi non avesse visto quei video ovviamente li troverà nel canale. E adesso andremo a fare il colpo conclusivo. Perfetto, eccoci qui. Vediamo un po', intanto il mio personaggio ha cambiato faccia ragazzi, non so per quale motivo ma ha la faccia diversa. Vediamo un po' Lester cosa ci dirà. Un po' pazzo. 2 minuti. Perfetto. Ok. Perfetto, ragazzi. Abbiamo praticamente, insomma, questo problema qui. Cioè, non questo problema, questi ruoli qui, insomma. Allora, io farò l'hacker. Poi demolitore e controllo ostaggi. Va benissimo così. Noi ci lasciamo il 55%. Abbiamo speso 100.000 dollari per avviare questa rapina. Quindi, ragazzi, guadagneremo comunque un po' di soldi. Anche gli altri guadagneranno comunque tanto. E la rapina probabilmente è più pagata. E insomma, faremo tutto. Il mio ruolo sarà quello dell'hacker. Boh, vedremo un po' come sarà il tutto. Lo lasciamo così, insomma. Stile completo squadra. Trasandato. Sì, direi che va bene. Oppure elegante, ragazzi. Ragazzi, non so sinceramente cosa scegliere. Smoking bianco, mettiamo questo qui, ragazzi. Il ballo, dai, va benissimo. La maschera, mettiamo qualcosa di un po' più serio. Non saprei. Mettiamo questa qui, dai. Lasciamo la classica, ragazzi. Adesso vorrei prendere la mia, insomma, Kuruma. Perfetto, siamo pronti per andare, ragazzi. Adesso faremo, insomma, la rapina. Probabilmente sarà la più bella. Siamo tutti con lo smoking, guadagno potenziale 550.000 dollari, la mia Kuruma è qui ragazzi. Ho deciso di prendere quest'auto perché insomma è blindata, magari potrebbe essermi utile, non saprei. Comunque andiamo già verso l'obiettivo alla Pacific Standard Bank. Vedremo tutto. Ok, sempre aspettato. Ok, dobbiamo essere duri. Neutralizzare le guardie, ok. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati. Insomma, andiamo qui. Lester ci sta dando tutti gli ultimi consigli, ma noi praticamente siamo, insomma, arrivati. Entra in banca, ok. Allora, entriamo. Vediamo un po'. Vai che ci siamo. Ok ragazzi, siamo già entrati armati. Perfetto. Abbiamo le borse. Quella cos'è? Ok, hanno legato le porte, perfetto. Quelle cosa sono? Le bombe forse? Cioè le diciamo quelle cose per aprire le porte, forse non saprei ragazzi. Comunque abbiamo già le maschere. Eliminate le guardie. Merda. Ok. Allora, guardie già eliminate praticamente. Andiamo un po'. Allora, quello è il demolitore, ragazzi, che dovrebbe fare tutto. Dovrà far saltare la prima porta. Che cazzo, stanno uccidendo le persone? Perché? Perché, ragazzi, uccidono le persone? Vediamo un po' qui. Allora, vediamo se la porta si aprirà. Sì, gli faremo vedere chi comanda. Va bene, stanno uccidendo tutti tanto. Cioè. Ragazzi, occhio, la prima porta è andata, andiamo. Merda. Ok, si sta aprendo la seconda porta, dopodiché saremo nel cavò. Abbiamo 6 minuti, ragazzi. Mostrate. Ok, questo non è un film, ragazzi. Perfetto, porta aperta, andiamo giù. Allora, raggiungi la console dei comandi dal cavò. Chi c'è qui? Oh, stiamo attenti. Ok, guardia eliminata. Vediamo un po' qui di fare il nostro lavoro. Entriamo nel terminale. Ok. Ragazzi, si sta avvicinando qualcuno. Allora, il mio computer. Poi, dove dobbiamo andare? Esterna. Eccola qui. E aprire quest'altro.
Questo è andato. Questo è andato, questo è andato. Quest'altro. Questo, ragazzi, è piuttosto semplice. L'ho già visto in altre missioni, insomma, online normali. Ok, perfetto. Che cazzo è? Ci sono le guardie, ragazzi. Perfetto, intanto si è aperto il cavo. Veramente c'è un macello. Guardie, sparatorie. Andiamo, ragazzi, prendiamo i cazzo di soldi. Qui è aperto? No, è ancora chiuso. Deve piazzare le altre cariche. Qui ci sono le guardie che forse stanno arrivando. E infatti c'è qualcuno qui, ragazzi. Lo vedo. No, c'è qualcuno ma non c'è, non lo so. Allora, quest'altra porta si aprirà. Andiamo un po', intanto questa è chiusa. Sì. Ok, ragazzi, dovrebbe essere aperto ormai, no? Sì, perfetto. Siamo dentro, prendi il denaro. Vai, vai che ci siamo. Prendiamolo. Ok. Premi ripetutamente X per raggiungere il denaro. Rapidamente, per raccogliere il denaro. Andiamo, andiamo. Stiamo prendendo tutti i soldi. In basso a destra abbiamo tutto il guadagno, che dovrebbe essere appunto 1 milione. Andiamo, andiamo. 4 minuti per noi. Vai, vai, prendiamo tutto, fottutamente tutto. Andiamo, andiamo. Cioè, stiamo proprio, ragazzi, prendendo tutti i soldi che abbiamo in vista. C'è una guardia dietro. Vedo qualcuno, ho visto qualcuno, ragazzi. Qualcuno dietro lì nella porta, prima di entrare nel cavò. Forse qualche guardia. Non saprei. Allora, andiamo un po'. Ecco, qui c'era la guardia. Via, devastata. Perfetto, riunisciti con la squadra vicino all'uscita della banca. Va bene, andiamo lì. 5 stelline per noi, ovviamente. Non potevamo avere altro. Vai che ci siamo, ragazzi. Allora, questa è l'uscita. Qui cosa abbiamo? Tutta la polizia. Sono già arrivati, mamma mia. Sarà veramente un problema, ragazzi, qui uscire. Veramente un gran problema. Attenzione. Niente, sono tutti appostati. Stiamo attenti, qui ci sparano. Ovviamente. Ragazzi, sarà veramente una devastazione. Possiamo uscire da qui. 993.000 dollari. Ma perché? Ne avevamo, cazzo, 1 milione? Non lo so. Cerchiamo di devastare questi bastardi della polizia. Segui la via di fuga. Ok. Dobbiamo restare uniti, va bene. Quello è uscito. Ragazzi, cerchiamo di devastare tutti. In alcuni, cioè in qualche modo. Vai, vai, facciamoli esplodere. Questi bastardi della polizia. Esplodete tutti. Ok, andiamo, andiamo in quel punto. Merda, ci sono anche gli elicotteri. Andiamo, dovremmo abbatterli. Dovremmo abbatterli. Chi è che mi spara? Quello lì. Stiamo perdendo dei soldi, ma che cazzo è? Forse se ci colpiscono, ragazzi, perdiamo anche dei soldi. Veramente una cosa negativa questa. Allora, cerchiamo di coprirci, perché qui ci sarà veramente tutta la polizia. Merda, merda, merda. Stiamo calmi. Siamo calmi, ragazzi. Allora, dobbiamo andare. Dobbiamo andare con calma. Con calma, ripariamoci. Non c'è nessuno. Ci sono delle auto. Spariamo un colpo di lanciagranate. E boom, sono andati. Avviciniamoci sempre con un po' di copertura. Mamma mia, andiamo. Devastato. Ok, ce ne sono altri. Dove? Altri dove, ragazzi? Mamma mia. Andiamo. Venite fuori, cazzo. Andiamo qui. Ci copriamo sempre un po'. Ok. Dobbiamo seguire sempre la via. Andiamo, quello è morto. Sì, è morto. Ragazzi, dobbiamo seguire la via. Dobbiamo continuare a scendere. Il problema è che abbiamo veramente un sacco di polizia. C'è un macello proprio. Ok, devastiamoli, devastiamoli. Proprio lanciagranate. In quantità, in quantità. Ok. Andiamo. Continuiamo da questa parte con la nostra carabina speciale silenziata. C'è qualcuno qui? No, non c'è nessuno. Invece sì, c'è qualcuno. Ok, l'hanno devastato, ragazzi. Noi seguiamo la via di fuga. Quello comparso dal nulla. Merda, merda, copertura, copertura per noi. Questi sono morti. Ok, lì c'è qualcuno. Spariamo un bel colpo di... Che cazzo è, chi è morto? No, ragazzi, hanno ucciso qualcuno. Merda, c'è gente qui dietro, forse. Hanno ucciso qualcuno. Cosa molto negativa. Non abbiamo più vite. Andiamo, andiamo. Facciamoli morire tutti. Ok. Continuiamo da questa parte. Niente, siamo a 900.000 dollari di guadagno. Stiamo veramente perdendo un bel po' di soldi. Però purtroppo non possiamo fare altro, ragazzi. Continuiamo a morire proprio. Andiamo, andiamo. Allora, adesso cosa abbiamo? Raggiungi
moto per la fuga. Ok, stiamo attenti qui. Non c'è nessuno. Prendiamo le moto e a questo punto dovremmo insomma essere salvi. Cioè, vabbè, salvi no perché abbiamo 5 stelline, sarà sempre un problema con le moto. Però ce le abbiamo, ragazzi. Prendiamole. Prendiamo una, perfetto. Usate le moto. Ok, abbiamo sempre il KERS. Avremo una barca. Ok. Perfetto ragazzi, abbiamo tutto. Questi qui devono prendere le moto. Quello è salito con me. Non so se sia una cosa positiva. Niente, non abbiamo. Ok. In 4 alla fine su 3 moto. Va bene ragazzi, andiamo al canyon. Quelli non so, decideranno loro la via e tutto. Noi abbiamo il KERS. Abbiamo 5 stelline, cosa veramente complicata. Allora io vado da questa parte. Cerco di evitarmi, ragazzi, la polizia. Cerchiamo di evitarci proprio il tutto. Allora, andiamo qui. Che cazzo è? Chi è morto? Ragazzi, niente. E già iniziano a morire le persone. La prima parte è fallita. Spero di avere magari un checkpoint perché rifare tutto sempre sarebbe un po' complicato. Riavviamo. E ci risiamo, ragazzi. Qui abbiamo un bel salto. Lo prendiamo il volo. Mamma mia, stiamo attenti. Allora, abbiamo un tempo di 9 minuti. 822.000 dollari, guarda le auto. Niente, dobbiamo stare attentissimi. Non devo assolutamente guardare i dialoghi perché altrimenti sono fottuto. Comunque, vedo che nel radar abbiamo una barca a parte gli altri giocatori. Quindi, comunque, Lester poco fa ce l'aveva detto. C'era una barca. Ok, andiamo, andiamo. Comunque, io ragazzi cercherò di fare del mio meglio per, insomma, non morire. Usiamo il KERS, usiamo il KERS. Ok, 8 minuti per noi. Comunque, vedo nel radar, ragazzi, che alcuni giocatori hanno scelto un'altra via. Forse è una cosa utile. Attenzione, la polizia, via. Andiamo. Allora, tutta questa parte sembra piuttosto semplice perché la polizia alla fine difficilmente può prenderci con le moto. Almeno non credo di avere problemi. Andiamo, andiamo. Lester, qui siamo molto impegnati. Questa è la massima velocità di questa moto, eh. Devo dire che non va molto veloce. Anche se abbiamo il KERS, che poi si ricarica soltanto quando praticamente rallentiamo. La moto non va molto veloce. Andiamo, andiamo ragazzi. Sempre 822.000 dollari. 5 stelline per noi. E 7 minuti ragazzi. Siamo. Attenzione qui. Mamma mia. Io guardo. Io mi perdo perché guardo i soldi, guardo i minuti. Attenzione. Però non guardo la strada. E vado a sbattere. Allora. No, la polizia comunque è pochissima. Cioè, sto vedendo che la polizia è molto molto poca. Un giocatore, ragazzi, è morto. Cosa molto molto negativa. Non abbiamo più vite. Come prima, come prima. Siamo vicinissimi, ragazzi, al canyon. Gli altri giocatori sono anche qui. Siamo veramente molto vicini. Andiamo. Abbiamo un ponte qui. C'è il tunnel. Via. Che cazzo c'è la polizia? Ragazzi. Ma quello perché si è fermato? Adesso muore. È probabile questa cosa. Ah, forse ha preso un'altra auto. Non lo so. Ok, è quasi finita. Gli altri stanno per arrivare. Li aspettiamo, ragazzi. Cioè, quello. C'è un giocatore nella minimappa che se ne sta proprio andando. Vabbè, noi andiamo. Abbiamo 700.000 dollari. Continuiamo, ragazzi. Quello lì, insomma, troverà una via o un qualcosa. Abbiamo anche il tempo. Quindi devo almeno sbrigarmi per quanto riguarda la mia parte. E continuiamo, qui non utilizziamo il KERS perché altrimenti ci andiamo ad ammazzare. Seguiamo sempre il GPS, c'è la polizia, via via. Andiamo qui ragazzi. Andiamo qui, siamo arrivati in questo secondo punto. Raggiungi il ponte, non cadere, merda, merda, merda. Dobbiamo raggiungere il ponte. Ok, sempre nuovi obiettivi comunque. Ok ragazzi, dobbiamo saltare con la moto. Ci sarà un dirupo e dobbiamo saltare da ciò che mi ha detto Lester. Ok, un'accelerazione. Ok, ci sta dicendo di andare velocemente con il KERS per poi saltare. Perfetto, abbandonare la moto in aria. Ragazzi, è un po' complicato forse il tutto. Raggiungi il ponte, va bene. Il problema è l'altro giocatore che è veramente lontanissimo. Siamo vicinissimi al ponte. Vediamo un po', ragazzi, cosa dovremo fare. È qui il salto. Sì. Ok. Salta dal dirupo e paracadutati. Ok ragazzi, qui il dirupo, il KERS. Mamma mia, devo buttarmi. Sì, io mi butto, via. Apriamo il paracadute.
Ok, ragazzi, dovrebbe essere tutto giusto. Sali sul dinghy. In questo momento sto facendo tutto ciò che ha detto Lester. L'altro giocatore è anche col paracadute. Cioè, siamo a 3 minuti e c'è quello che ancora forse non è arrivato neanche nella prima parte. Mamma mia, che difficoltà. Cioè, io alla fine sto facendo tutto nella norma. Ragazzi, qui insomma è tutto molto tranquillo. Abbiamo anche seminato la polizia. Il problema sono adesso i 3 fottuti minuti. Dobbiamo aspettare gli altri giocatori. Cosa veramente molto negativa. Perché non so se perderanno altro tempo. Poi non abbiamo vite. Comunque 774.000 dollari. Dai, non sono male. Non sono male. Il dinghy, dove cazzo è il dinghy? Che noi già qui stiamo andando un bel po', quello infatti è già atterrato. Ok, eccolo qui il dinghy. Perfetto. Va bene ragazzi, noi stiamo andando alla perfezione sul dinghy, veramente eccezionale il lancio. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok ragazzi, alla perfezione sul dinghy. No, ho perso soldi, non ci credo, ho perso dei soldi quando sono caduto, incredibile. Gli altri stanno arrivando, sì, uno è qui ragazzi. Forse sta arrivando, si è già lanciato, sì. Eccolo qui. E l'altro è un po' lontano, forse. Abbiamo solo 2 minuti. Solo 2 minuti e lui è lì. Mamma mia, non so se ce la faremo, ragazzi. Spero di sì. Manca soltanto 1 minuto e l'altro giocatore, cioè l'ultimo, è parecchio lontano. Io non so se ci riusciremo. Niente, ragazzi, missione fallita. Purtroppo io ho fatto del mio meglio, ma insomma, gli altri giocatori non hanno insomma fatto al meglio la missione. Purtroppo non è colpa mia. Ovviamente comunque proveremo a concluderla. Lanciamoci nuovamente. Via col paracadute. Ok. Perfetto. Apriti. Merda, merda. Stavamo quasi per andare nelle rocce. La moto è esplosa. Perfetto. Allora, ma che cazzo è? Piovono moto. 550.000 dollari. E stiamo andando nel dinghy. Quindi ormai ragazzi credo che sia tutto a posto. Quindi tutto nella norma. Vediamo di raggiungere adesso il dinghy e cercare di completare la missione. Comunque il tempo fa veramente tanto perché altrimenti già prima saremmo riusciti a completarla. Allora il dinghy era qui vicino, no? Era da qualche parte qui vicino, eccolo lì ragazzi. Ci siamo, ecco qui il dinghy ragazzi. Vediamo di atterrare nuovamente qui. Perfetto, questa volta non ce l'ho fatta ad atterrare proprio sopra il dinghy. Comunque vediamo di salire. E di sederci in qualche posto. Ok, questa volta ci siamo tutti. E andiamo. 2 minuti di tempo per arrivare al largo. Ok, c'è un gran chiacchiericcio sui canali della polizia, ragazzi. Forse ce l'ho fatta. Forse sono un genio. Non lo so. Comunque, vogliamo i fottuti soldi. Dobbiamo completarla. Vediamo un po', ragazzi. Ok, abbiamo un filmato. Forse è andata a buon fine. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non lo so. Vediamo un po'. Dovrebbe essere stata completata a questo punto. Mamma mia, veramente, ragazzi, difficile. Ok. Da questa espressione credo che sia tutto a posto. Ed eccoci qui. Adesso ci trasferirà il denaro. Tanto guardate qui il mio personaggio con le mani in cerca di soldi, probabilmente. Ok, tempi trascorsi insieme. Va bene, Lester, vogliamo i soldi. Non ci importano le chiacchiere. Perfetto, abbiamo completato il tutto. Il mio personaggio ha la faccia diversa, io non capisco perché. Ok, ce ne andiamo. I soldi, ragazzi, ormai dovrebbero essere nostri. Anche se non più 1 milione, ma la divisione credo che sia sui 550.000. A questo punto dovrebbe essere così. Abbiamo completato il colpo finale, ragazzi. Abbiamo preso un bronzo. Anche se io ho fatto tutto praticamente alla perfezione. Non ho sbagliato nulla. Guadagno potenziale 1 milione. E qui bottino finale 543.000. La mia parte 298.000. Qui ovviamente abbiamo fatto il riavvio. E il bonus ce ne andiamo a 398.000. Va bene ragazzi, non è stato neanche tanto male alla fine. Mi dispiace appunto che per colpa degli altri, prima non siamo riusciti a concludere per colpa comunque del tempo. Ok, abbiamo completato tutto alla grande. Comunque molto bella ragazzi la rapina. Abbiamo completato il colpo. Qui siamo fuori dalla fabbrica di Lester. E niente ragazzi, abbiamo completato il tutto. Ci siamo presi un paio di soldi, infatti va benissimo così, attenzione, qui c'è gente che
che mi colpisce. Perché? Per quale motivo? Adesso gli spareremo un bel colpo di fucile a pompa, ragazzi. E boom. Ok, niente, è morto, perfetto, è andato. Comunque, ragazzi, che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo completato tutte le rapine, insomma, al meglio, dai, alla fine abbiamo preso comunque tanti soldi. Che dire, qui è Dexta, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.